Bentornato a un nuovo video di tradingonline.com e oggi, come puoi vedere, abbiamo una recensione completa di TradingView con poi un capitolo dedicato a PineScript, cioè il linguaggio di programmazione che si può usare appunto sulla piattaforma di TradingView per tutte le soluzioni di trading algoritmico e trading automatico che andremo a scoprire insieme proprio con degli esempi anche reali. Quindi, di cosa parleremo oggi? Abbiamo diviso il video in 5 capitoli. Tanto per cominciare avremo un'introduzione generale a TradingView con i pro e i contro, come sempre, di questa piattaforma rispetto alle alternative sul mercato. Scopriremo quali sono le ideas e le funzioni social, quindi l'aspetto anche della community che c'è dietro TradingView, che sicuramente è una delle funzionalità che poi hanno reso grande questa piattaforma, la possibilità appunto di cooperare tra utenti. Scopriremo appunto le basi del linguaggio di programmazione di PineScript e poi avremo la grande maggioranza del nostro video dedicata al live test, dove proprio proveremo TradingView, andremo a esplorare, ti farò vedere come funziona, la useremo insieme, ti farò vedere proprio dove trovi tutte le funzionalità utili, anche quelle nascoste che in pochi conoscono. E proprio ti farò vedere anche come funziona il linguaggio di programmazione in questione. Creeremo e applicheremo al grafico un trading robot totalmente realizzato da noi. Quindi cominciamo subito. Che cos'è TradingView? TradingView è una piattaforma di trading, puramente una piattaforma. I trader indipendenti possono usarla per analizzare i grafici, vabbè, consultare i dati, insomma, tutto quello che si fa con una piattaforma di trading, averla proprio come interfaccia, e i broker possono affiliarsi e offrirla ai clienti. Quindi, di base, un po' come MetaTrader, no? Se tu utilizzi MetaTrader senza un broker, l'unica cosa che puoi fare è usarla per vedere i grafici, insomma, testare le varie funzionalità, fare dei backtest con gli algoritmi di trading e cose simili. Mentre con TradingView è la stessa cosa, più appunto hai anche queste integrazioni, insomma, di community che su MetaTrader mancano. Ma di base nasce perché i broker possano utilizzarla come piattaforma in comune con i loro utenti, di conseguenza, senza sviluppare una loro piattaforma, un broker può decidere, o anche sviluppandone una, come nel caso di Capital.com, possono poi aggiungere anche TradingView all'offerta che danno ai loro clienti. Però di base è importante ricordare che TradingView non è un broker in nessun modo. Quindi di base è solo una funzionalità software e non ha la possibilità di inviare ordini alla borsa per conto dei suoi clienti, a meno che appunto tu non connetti il tuo account su un broker e di conseguenza ottieni anche la possibilità di usarla per i tuoi investimenti. Da cosa deriva la popolarità di TradingView? Questa è una domanda forse da molto più di 1 milione di dollari, visto che TradingView ormai è diventato un punto di riferimento nella community del trading, facilmente si può dire a livello mondiale, perché TradingView ormai ha oltrepassato il tasso di crescita, credo, di qualunque altra piattaforma e sta velocemente comunque rimpiazzando MetaTrader, che è sicuramente ancora la piattaforma più usata al mondo, soprattutto perché in certi paesi è molto popolare. Però se vediamo il mercato americano e europeo, di base TradingView tra le piattaforme appunto non offerte da un singolo broker, ok, poi se prendiamo eToro e consideriamo la piattaforma di eToro un conto, però quella è una piattaforma che ha solo quel broker. Se noi invece consideriamo le pure piattaforme, quindi che possono essere utilizzate da vari broker o anche dai trader indipendenti per esercitarsi, allora direi che TradingView sta facilmente rimpiazzando MetaTrader, perché è più funzionale, ha molte più integrazioni, è direttamente utilizzabile in cloud. Ma vediamo quali sono i tre vantaggi principali. Il primo è che è gratis, chiaramente, quindi ci sono dei piani premium che puoi pagare, fare l'abbonamento sia mensile che annuale, però di base già con tutto quello che ti dà la versione gratuita non hai molta voglia poi di passare alla versione pro, a meno che proprio tu non abbia delle esigenze particolari o fai trading a livello professionale, insomma, allora ci può stare anche fare un po' di investimento su quello. Però chiaramente la base, comunque, la piattaforma gratuita è molto molto valida. Ci sono anche degli strumenti avanzati, quindi molte delle funzionalità di TradingView sono molto professionali, ma parliamo veramente, non dico un terminale Bloomberg, però capito, ci avviciniamo comunque e soprattutto superiamo nettamente quello che ti offrono la maggior parte delle piattaforme create dai broker. E poi il senso di community che è fondamentale all'interno di MetaTrader, quindi la collaborazione, la possibilità di condividere dei tuoi contenuti, ma anche di fruire dei contenuti che hanno condiviso altri utenti. E questa integrazione, tra l'altro, gode del fatto che TradingView sia così popolare, cioè una cosa che si autoalimenta, più utenti ci sono, più la community diventa interessante da navigare e offre possibilità sia a chi pubblica anche per monetizzare quello che pubblica, sia a chi interagisce invece come lettore per trovare contenuti di qualità e materiali che possano essere usati
usati un po' come segnali di trading. Che cosa offre però la piattaforma? Quali sono le sue funzionalità principali? Allora, tanto per cominciare, è una piattaforma totalmente in cloud, quindi sul sito ufficiale tradingview.com hai tutte le funzionalità, non serve nessun download, e questa è già una differenza notevole, per esempio rispetto a MetaTrader, ma anche rispetto alle piattaforme avanzate, magari di, non lo so, Fineco, Interactive Brokers, Directa. Ci sono ancora molti broker che di base contano sul download della piattaforma, altri come Toro si sono già ovviamente, Toro molto evoluto, è una piattaforma totalmente in cloud, così come anche molti altri, però vedi già anche MetaTrader fa il download, quindi è comodo comunque poter accedere a una piattaforma in cloud, più veloce, insomma, è anche più facile, sai, più sicuro, perché passi da un account all'altro, se hai passi da un computer a un altro non devi rifare il download, entri subito con le tue credenziali, se ti trovi all'estero un momento, qualsiasi cosa, un dispositivo provvisorio, insomma, comunque considerando che ci sono varie evenienze a cui un trader può andare incontro, ma l'importante è non perdere mai accesso ai mercati, ecco che tutto sommato il fatto che sia in cloud è già un bel vantaggio. Poi hai un sistema di trading algoritmico, un trading view anche abbreviata TV spesso e volentieri come MetaTrader MT, ha un sistema di trading algoritmico proprietario, quindi un suo linguaggio di programmazione che per l'appunto si chiama PineScript, puoi eseguirlo direttamente all'interno di TradingView, poi vedremo tutte le funzionalità, ma è molto interessante perché chiaramente, insomma, anche qui, a parte MetaTrader, è l'unica piattaforma, direi, che ha un suo sistema proprietario. Poi ci sono quelle che hanno le API, ma è molto più scomodo e molto più complesso. Abbiamo le Ideas, che per l'appunto sono il modo in cui TradingView gestisce la parte social, ed è una cosa completamente nuova. È molto diverso da quello che avviene su tutti i forum, è diverso anche dal social trading di eToro. Non dico meglio o peggio, ma è sicuramente diverso. Quindi si sono ricavati comunque una nicchia, secondo me comunque molto popolare, per chi vuole leggere contenuti lunghi, tendenzialmente basati sull'analisi tecnica. C'è parecchia roba su TradingView a livello di Ideas. E poi c'è veramente qualunque asset. Quindi probabilmente la cosa che veramente distingue TradingView comunque da ogni altra piattaforma sul mercato, più di ogni altra cosa, è il suo database, perché hai veramente accesso a qualunque strumento finanziario. E non solo strumenti finanziari, cioè volendo puoi andarti a guardare il grafico del rendimento dei BTP a 10 anni, che non è uno strumento finanziario di per sé, il BTP lo è, ma puoi andare a vedere il grafico anche solo del tasso cedolare, del rendimento annuo, queste cose qua, e trovare il grafico proprio con le candele, puoi analizzarlo con indicatori, oscillatori, eccetera. Quindi è molto interessante anche perché, non so, hai tante cose extra che normalmente non sono presenti sulle piattaforme, e hai accesso veramente, nomina qualunque azienda di serie C del listino meno capitalizzato del paese più remoto al mondo, ed è molto probabile che su TradingView ci siano i prezzi magari addirittura in tempo reale anche nella versione gratis. Quindi chiaramente, cioè, il database TradingView è importante, e tra l'altro le candele vanno indietro di anni, normalmente vanno indietro per un'azione fino al giorno in cui si è quotata in borsa, quindi vedi le azioni Apple, vai veramente indietro fino agli anni 80 e non perdi una candela. Quindi veramente da quel punto di vista è impressionante quello che hanno realizzato rispetto magari, per esempio, anche i Toro, da quel punto di vista un po' limitato, no? Le candele magari di un annetto, due anni, però TradingView veramente con il database ha fatto una cosa inedita. Abbiamo appunto degli abbonamenti che vanno da 14,95 al mese a 59,95 al mese. Questi sono i piani che sono espressi in dollari, quindi abbassa un pochettino, togli un 10% il tasso di cambio attuale per l'euro. Ma diciamo che se guardi quello che ti danno, poi puoi risparmiare ancora qualcosa se fai l'annuale, ma se guardi quello che ti danno puoi aggiungere più indicatori per ogni grafico, quindi nella versione gratuita ne puoi aggiungere un massimo di 3. Con quella da 14,95 puoi metterne 5, puoi avere due diversi grafici nella stessa finestra, può essere utile, ma anche lì se hai in realtà un computer con due schermi, perché se no, d'altronde che senso ha avere due grafici, puoi aprire due finestre con TradingView e sei a posto, quindi in realtà da quel punto di vista non serve molto, puoi avere più alert, togli le pubblicità che però in realtà sono praticamente invisibili su TradingView, quindi sì, alla fine togli qualcosina, insomma guadagni qualcosina di funzionalità. Ecco, il piano da 59,95, salvo che tu non sia veramente un trader di professione, però non è veramente per quello che ti dà, e rispetto alla versione gratuita non ne vale la pena, cioè io sono uno che di solito veramente non risparmia mai sui software, però non ho mai fatto l'abbonamento a TradingView sinceramente, perché non ho mai veramente avuto la possibilità di trarre beneficio da quello che mi darebbe il piano a pagamento, quindi sinceramente non lo so, magari poi cambieranno le cose, però al momento è un pacchetto già molto completo quello gratis.
Le funzionalità che ti dà TradingView a livello proprio di base, quindi parliamo di quello che deve fare ogni piattaforma, per cui proprio lo studio dei grafici sono ovviamente i grafici in tempo reale di qualsiasi asset, alcuni hanno i dati in ritardo ma pochissimi, hai i dati di bilancio per cui puoi andare a vedere e tra l'altro dopo ti farò vedere quanto sono anche migliori rispetto a quelli di altre piattaforme, puoi andare a vedere il conto economico, sai il stato patrimoniale, il rendiconto finanziario, tutti gli indici di bilancio, gli indici di redditività e quant'altro legati a un'azienda e puoi andare indietro di anni a vedere questi dati, molto più di quello che ti fa una piattaforma come, non so, quella di DeGiro che ti dà 4-5 anni. Infatti io uso sempre TradingView per i dati di bilancio perché appunto ne conserva di più, come dicevo prima, il database, no? Terzo punto, gli indicatori, che sono decine di migliaia o forse anche centinaia di migliaia, perché hai quelli già creati da TradingView che sono centinaia, dopo lo vediamo. Ci sono alcuni che puoi aver studiato tutto il trading del mondo, ma non ti diranno niente perché sono super esotici, e in più ne puoi programmare tu proprio con il codice, quindi virtualmente sono infiniti. Ma se vai già a vedere quelli che sono stati creati da altri utenti, sviluppati, programmati e resi pubblici, sono tantissimi e li puoi applicare ai tuoi grafici senza problemi. E da ultimo hai la possibilità appunto di accedere all'analisi tecnica fatta da altri utenti della piattaforma con gli ideas, che sono appunto questa parte social, per ogni strumento finanziario puoi andare a vedere quali sono gli ideas degli altri utenti e di conseguenza vedere quali sono le analisi che sono state fatte che possono essere anche interessanti da seguire oppure no. Dicevamo che appunto TradingView ha questa funzionalità di trading algoritmico proprietaria che si chiama PineScript, il linguaggio di programmazione, poi c'è la community che si chiama PineCoders. E appunto non hai bisogno di API, non hai bisogno di nessuna integrazione esterna, direttamente in cloud dentro la piattaforma c'è un ambiente di sviluppo con un compiler che ti permette di eseguire subito il tuo codice e anche di fare del debugging in automatico, veramente carino, super semplice. Anche in realtà io consiglierei PineScript a chiunque si avvicini alla programmazione proprio perché ti permette anche veramente in 5 minuti di creare qualcosa e vedere degli effetti concreti, reali, per cui è veramente un modo semplice di imparare a programmare in generale. E hai la possibilità di utilizzarlo appunto senza bisogno di scaricare anche lì degli ambienti di sviluppo, senza bisogno di avere, sai, qualunque altro tipo di integrazione, libreria, eccetera. C'è tutto quello che serve già integrato lì, c'è una documentazione molto ben scritta e ci puoi fare, insomma, roba abbastanza semplice per le cose iper complesse. Ecco, se parliamo di machine learning oppure parliamo di insomma, reti neurali, eccetera, bisogna avere Python, bisogna avere una serie di cose in più che sono più complesse. Però quelle ormai con MetaTrader le puoi fare. Con PineScript no, ma la maggior parte di noi non ha bisogno di queste cose in realtà quando fa trading, e la maggior parte delle strategie che usano dei trader normali, cioè di livello comunque anche professionale, ma non proprio quant traders basati sul machine learning, ecco, le puoi tranquillamente fare con TradingView. Volevo fare un breve confronto tra PineScript e MQL. MQL è il linguaggio di programmazione di MetaTrader, no? Meta Quotes Language, però diciamo che ormai MetaTrader con l'integrazione che hanno fatto con Python, piano piano gli utenti stanno scoprendo che ovviamente usare Python è più semplice, però MQL è quello storico, quindi volevo fare un po' un confronto, no? Con entrambi puoi fare backtesting, quindi creare un robot di trading e vedere come avrebbe performato nel passato. Ad esempio, se vuoi testare una strategia, lo puoi fare in questo modo, scrivi il tuo indicatore, anzi scrivi in questo caso il tuo expert advisor, lo esegui e vedi quanto avrebbe reso in passato per capire se potenzialmente può essere redditizio in futuro. Puoi creare degli indicatori personalizzati, puoi condividere con la community i tuoi contenuti, su TradingView lo puoi fare solo gratis, su MetaTrader volendo li puoi vendere nel marketplace, poi ci sono delle cose che in più ha MQL, cioè la possibilità di fare trading live e la possibilità di vendere dei programmi. Quindi normalmente con PineScript tu non puoi vendere il tuo codice, vabbè, se hai un tuo e-commerce volendo, perché no, lo puoi fare, però non lo puoi fare dentro il marketplace di TradingView, e soprattutto non puoi fare trading live, quindi puoi fare solo dei backtest e vedere come avrebbe performato il tuo algoritmo in passato, ma non puoi eseguirlo live, quindi non puoi lasciarlo lì effettivamente a compiere le operazioni in diretta mentre tu non sei al computer, cioè insomma non puoi lasciarlo lì e farlo eseguire 24/7 come avviene se hai un VPS su MetaTrader, almeno per il momento, però credo che ovviamente chi ha seguito lo sviluppo di PineScript in questi anni sa che probabilmente è una cosa che comunque arriverà. PineScript ha di buono, malgrado appunto abbia qualche funzionalità in meno, che è molto più facile, molto più veloce, cioè è basato un po' a metà tra Python e JavaScript, si impara davvero
in 5 minuti impari le basi, se hai un minimo di programmazione alle spalle. Se non hai un minimo di programmazione alle spalle, in 5-6 ore veramente ti fai un'idea di come funziona un linguaggio di programmazione, inizi a scrivere codice. Funziona molto bene veramente anche solo come corso di trading, di programmazione, di coding accelerato, ed è veramente una cosa che una volta impari a usarla, quando ti viene in mente di testare una strategia, ti metti lì in 5 minuti con 20 righe di codice, hai scritto una roba anche che magari fa cose complesse. MetaTrader invece con MQL, anche MQL5 è basato su C, diciamo C++, insomma, non c'è proprio un'ispirazione chiarissima, però è chiaro che sia basato sull'origine di C. Devi stare lì a dichiarare il tipo di ogni variabile, insomma, non mi voglio perdere in dettagli della programmazione, ma ci vuole veramente molto di più per riuscire a imparare come si usa Meta Quotes Language. Ci vuole molto di più per scrivere qualunque cosa, anche una volta che lo sai usare. Ora, passiamo agli ideas. Come ti dicevo, sono la parte social di TradingView, sono la parte che ti permette di interagire con altri utenti. Quindi ogni strumento finanziario ha una sua bacheca e su questa bacheca tu puoi andare a scrivere la tua idea. Normalmente però ci devono essere cose un po' più avanzate rispetto a un semplice pensierino, perché insomma vengono poi scelte quelle più popolari da mostrare. Ci sono le editor's choice che riguardano qualunque strumento finanziario, e poi ci sono quelle per i singoli strumenti che vengono mostrate di fianco ai grafici, e ovviamente in base al feedback che ricevono di mi piace da parte di altri utenti, eccetera, puoi ovviamente rendere il tuo contenuto visibile. E se riesci a ottenere visibilità di fronte ad altre persone, puoi anche monetizzarla. Dopo vedremo per esempio una persona che vende segnali di trading attraverso le persone che incontra pubblicando ideas. Mentre per chi le segue, ovviamente è un modo di ottenere delle analisi di qualità totalmente gratuite, perché finché si parla di ideas sono gratis. Poi se decidi di aderire al servizio di qualcuno su Telegram perché l'hai scoperto tramite le ideas, paghi magari un abbonamentino e puoi farlo. Comunque in ogni caso è molto valido, proprio perché ti permette di avere, insomma, valore da entrambi i lati, quindi chi pubblica si impegna a pubblicare roba di qualità e chi segue ha la possibilità di accedere a roba di qualità gratis. Come fare trading su TradingView? Ora, adesso che abbiamo introdotto tutte le funzionalità della piattaforma, voglio spiegarti come puoi sfruttarle a tuo vantaggio. E il primo modo in cui puoi farlo è aprendo un account di paper trading, quindi il conto demo. In questo caso hai denaro virtuale, puoi fare trading senza correre rischi, senza neanche però ottenere dei veri e concreti benefici. Hai la possibilità di testare tutte le funzionalità di TradingView proprio dalla prospettiva dell'investitore, quindi comprando, vendendo e facendo ciò che fai di solito. Poi, se tu vuoi passare al denaro reale, invece ci sono due possibilità, cioè i broker compatibili con i grafici e i broker compatibili con l'integrazione totale. Al momento ci sono vari broker che ti offrono i grafici di TradingView, cioè ti danno la possibilità di guardare all'interno della loro piattaforma il grafico dei vari strumenti finanziari, che è proprio un grafico, un iframe in gergo tecnico di TradingView. Quindi è proprio preso da TradingView con tutte le funzionalità, i prezzi in tempo reale, l'analisi, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora legato ai grafici, ce l'hai ma all'interno di un'altra piattaforma. Poi hai invece i broker come Capital.com, che è l'unico al momento tra quelli autorizzati Consob, che hanno un'integrazione totale, per cui hai proprio la possibilità di connettere il tuo account di Capital.com a TradingView e fare trading direttamente dal sito di TradingView con il capitale che hai su Capital.com. E questo è vantaggiosissimo, perché a quel punto veramente sfrutti tutta la potenzialità di TradingView e non soltanto la parte dei grafici. Ora, visto che abbiamo introdotto tutti i concetti di base, voglio fare un live test con te, andare direttamente sul sito di TradingView e vedere come funziona tutto questo. Ci vediamo lì. Allora, qui ci troviamo nella home page di TradingView e come puoi vedere la home page, insomma, riassume le cose più interessanti che avvengono nel mondo della community e nel mondo dei mercati finanziari. Per cui qui abbiamo l'editor's picks, che sono delle ideas particolarmente popolari. Qui sotto puoi vedere il numero di like e puoi anche vedere chi è che ha pubblicato queste ideas. Come puoi vedere ci sono tantissime idee che vengono raccolte qui. Abbiamo il cambio Bitcoin-dollaro con un'analisi della price action, abbiamo un'analisi delle azioni Intel. Come ti dicevo prima, la maggior parte delle ideas che vengono pubblicate su TradingView hanno a che fare con l'analisi tecnica. Puoi vedere che sono per la maggior parte grafici che vengono analizzati con strumenti di disegno, canali di prezzo e così via. Qui sulla destra abbiamo il market summary, quindi gli indici più importanti, specialmente quelli americani che di solito vengono riportati qui con la loro performance.
possiamo andare a vedere il mercato dei cambi, dei futures, delle cripto e dei bond più importanti. Quindi ci serve giusto per avere un colpo d'occhio e capire un attimino come sono messi i mercati nella giornata di borsa. Come sempre noi registriamo la domenica proprio per, insomma, evitare che tutto il rumore di sottofondo dovuto ai movimenti di giornata possa modificare le cose mentre stiamo registrando, rendendo poco chiaro il video per chi lo guarda. Però se i mercati fossero aperti, qui vedresti chiaramente oscillare i valori normalmente in tempo reale. Soprattutto per gli indici ci sono alcuni strumenti finanziari che hanno i prezzi leggermente in ritardo, però in generale la maggior parte degli asset sono disponibili con quotazioni in tempo reale. Qui hai anche un riassunto delle azioni, con le più attive che sono quelle su cui si registra un volume particolarmente alto, gainers che sono quelle che sono cresciute di più durante la giornata, losers che sono quelle che sono crollate durante la giornata di borsa in questione. Il Daily News Roundup è molto interessante perché invece non sono ideas pubblicate dalla community, ma dai professionisti che lavorano, diciamo, nel centro di formazione proprio di TradingView. Quindi qui puoi andare a vedere come sono messi i mercati oggi, seguendo le notizie più importanti, senza andare incontro a varie analisi o previsioni di prezzo. Quindi proprio semplicemente un resoconto, insomma, delle notizie più interessanti da conoscere. Io le trovo sempre molto ben selezionate, specialmente in questo periodo di earnings. Qui vedi appunto Intel, Snap, Chipotle, che ha avuto degli earnings particolarmente interessanti, quindi c'è sempre un'ottima sezione da controllare. Però in generale nella home page ci si passa poco tempo. Io, ecco, di solito magari la controllo prima dell'inizio della giornata di borsa, proprio perché appunto mi posso fare un'idea un attimino di come sono messi i futures, un attimino di come sono messe le notizie più importanti della giornata, di magari nelle quotazioni pre-market quali azioni sono salite di più, scese di più, insomma, giusto per avere un po' di contesto prima che aprano i mercati. Però poi di fatto la maggior parte del tempo la passi qui nella sezione charts. Per cui adesso voglio cercare uno strumento finanziario e farti vedere tutte le cose che puoi fare all'interno di questa sezione charts. Normalmente tu la vedrai così, all'inizio sarà selezionata in questo modo qui. Ora, per cercare qualunque strumento all'interno della piattaforma di TradingView, tutto quello che devi fare è, anzi anche questo probabilmente tu all'inizio ce l'avrai collassato così, perfetto. Quindi questa è la schermata tipica con cui si presenta la piattaforma. Per cercare uno strumento finanziario, clicca qui in alto a sinistra dove adesso leggi GOGL, perché appunto sono le azioni Alphabet, che è la parent company di Google. Quindi ipotizziamo di voler cercare qualsiasi, non lo so, magari mettiamo Apple, così facciamo qualcosa di veramente classico. Ora, come vedi, qui è selezionato index, quindi quelli che mi escono qui sono semplicemente indici che hanno a che fare con la parola Apple. Se tu vuoi andare a fare una ricerca più generica, quindi vai su All, quindi vedi tutti gli strumenti finanziari, e come vedi qui ti dice a che cosa si riferisce, quindi Apple Inc., azione quotata sul Nasdaq, Apple Hospitality REIT, quindi è un trust di investimento immobiliare quotato sul New York Stock Exchange, Apple sotto forma di CFD con la quotazione di Capital.com, eccetera eccetera. Se vuoi filtrare qualcosina puoi andare anche direttamente magari su Stock e vedere soltanto le azioni, però insomma da All sappiamo che quello a cui ci stiamo riferendo in questo momento è appunto le azioni Apple quotate sul Nasdaq. Quindi clicchiamo. E anzi, volevo farti vedere una cosa. Normalmente quando tu scegli uno strumento finanziario puoi vedere sia l'azione vera e propria sia il CFD. Alle volte capita che l'azione vera e propria non abbia i prezzi in tempo reale, quindi quando sono proprio prezzi di borsa, e in quel caso alle volte è comodo andare su qualche CFD, perché normalmente invece quelli, specialmente quelli di Capital.com, hanno la quotazione in tempo reale, per cui chiaramente se insomma vuoi fare un'analisi di mercato in quel momento è utile avere i prezzi in tempo reale. Comunque in ogni caso di solito quando i prezzi non sono in tempo reale ti viene esce fuori appunto un messaggio, una notifica qui sotto che ti dice anche con quanti minuti di ritardo stai ricevendo i prezzi. Ora, a questo punto abbiamo il nostro grafico in versione completa e possiamo dare un attimino un'occhiata a quello che TradingView ci mette a disposizione. Tanto per cominciare cerchiamo di capire come si contestualizza tutto quello che vedi qui a sinistra, a destra, in alto, in basso. Immagino ci siano più cose che sulle piattaforme a cui magari sei abituato, no? Allora, per cominciare, qui per l'appunto abbiamo lo strumento finanziario che abbiamo selezionato. Questo invece ci dà la periodicità del grafico, quindi in questo momento è selezionato su day, per cui ogni candela è un giorno. Se noi clicchiamo qui possiamo cambiarla con una serie di intervalli
a nostro piacimento, come vedi, ne abbiamo veramente tanti. Una delle caratteristiche interessanti di TradingView è che, per esempio, ha le candele da 45 minuti, da 3 minuti, da 30 secondi. Sono tantissime candele anche per lo scalping, che normalmente non sono disponibili sulle altre piattaforme, per cui è molto interessante già da questo punto di vista. Poi, se clicchiamo qui, possiamo scegliere il tipo di grafico che vogliamo vedere, quindi hollow candles, piuttosto che la linea, piuttosto che, ovviamente vogliamo stare con le candele tradizionali, ma ci sono anche i grafici Renko, per esempio, i grafici Aikinashi, ne abbiamo parlato anche su tradingonline.com, sono dei grafici un po' particolari che ti permettono di visualizzare l'andamento dei prezzi in un modo diverso. Credo i grafici Renko alla fine siano quelli un po' più esotici, nel senso quelli un po' più strani, tra virgolette, e appunto TradingView ha anche questa funzionalità. Se hai l'abbonamento, tra l'altro, hai ancora più tipologie di grafico, sempre che tu ne abbia bisogno. E una funzionalità che io amo particolarmente è questa qui, Compare. Compare ti permette di cercare qualsiasi altro strumento finanziario, per cui adesso io magari cerco appunto Google, e ti permette di aggiungerla a questo grafico per vedere come si confronta l'andamento delle azioni Apple e l'andamento delle azioni Google. Quindi se tu clicchi qui su Same Percentage Scale, avrai un grafico dove viene visualizzato l'andamento delle due azioni in base alla loro crescita percentuale, per cui qui quella che ci viene visualizzata sotto forma di candele giapponesi tradizionali è sempre Apple, mentre il grafico in arancione in questo momento sono le azioni Google. Quindi possiamo andare a confrontare anche molto a ritroso. Ecco, una co delle cose fantastiche di TradingView è quante candele ha nello storico. Puoi andare indietro di solito fino alla quotazione in borsa dell'azienda che stai considerando o comunque veramente di tanti tanti anni per qualsiasi grafico. Come puoi vedere, appunto, qui possiamo fare, insomma, il confronto e dare un attimino un'occhiata a quale è cresciuta di più, quale è cresciuta di meno. Se non ci interessa più avere la comparazione, per l'appunto qui puoi vedere la scala con le percentuali. Se non ci interessa più avere questa comparazione, possiamo cliccare con il pulsante destro del mouse e poi selezionare Remove. Quindi in questo caso poi ritorneremo al nostro grafico tradizionale e avremo di nuovo i prezzi anziché le percentuali. A questo punto siamo arrivati a indicators, quindi indicators, come dice la parola stessa, sono tutti gli indicatori e oscillatori di analisi tecnica che puoi utilizzare. Anche in questo caso TradingView è molto vantaggiosa perché, come vedi, abbiamo la sezione built-ins dove hai tutti quelli tradizionali, anzi molto più di quelli famosi, diciamo, ce ne sono veramente molti molti di più. Quindi abbiamo dallo zigzag all'alligator di Williams. Abbiamo tantissime medie mobili esponenziali, addirittura questa qui, Moving Average, Ribbon, ce ne sono, quindi oltre a quelle famose, diciamo, ne abbiamo tanti veramente poco conosciuti. Ma se questo non bastasse, puoi accedere alla Public Library. La Public Library rappresenta una collezione di indicatori creati da altri utenti con il linguaggio di programmazione PineScript a cui abbiamo accennato e ti permette di utilizzare i loro indicatori sul tuo grafico. Per cui se io voglio installare questo indicatore OBV Oscillator, per esempio, creato da LazyBear, clicco qui e come vedi mi appare questo indicatore. Dovrei andarmi a leggere ovviamente la documentazione perché non ho idea di che cosa abbia programmato questo ragazzo, o meglio, potrei andare ad aprire il codice in PineScript e cercare di capirlo, ma visto che non ci interessa troppo sapere cosa ha creato LazyBear, adesso ti faccio vedere come si chiude il nostro pannello dedicato agli indicatori. Se invece abbiamo un indicatore che appare direttamente sul grafico, quindi per esempio abbiamo una moving average delle bande di Bollinger, ecco qui. Come vedi, normalmente il colore viene scelto in automatico per essere comunque molto nettamente visibile rispetto alle candele, per cui è facile notare le bande di Bollinger. Come vedi, il grafico, quando io lo muovo, riceve subito l'input della scala giusta per non diventare mai troppo schiacciato orizzontalmente, troppo schiacciato verticalmente, che sono problemi tipici invece di tantissime altre piattaforme. E per ogni indicatore, chiaramente poi puoi andare a, se è possibile farlo con quell'indicatore, visualizzare tutta una serie di parametri, eccetera, eccetera. Quindi, volendo, puoi andare nei settings, quindi nelle impostazioni, e scegliere, per esempio, quanti periodi devono esserci nelle bande di Bollinger, o puoi andare a modificare lo stile e quindi scegliere di che colore devono essere le varie linee. Se per esempio la vogliamo mettere viola, quella sopra, puoi cambiare quella sopra e quella sotto in modo diverso. Mettiamo i colori di tradingonline.com. Ok, puoi
puoi scegliere addirittura di cambiare il colore di sfondo e puoi anche tra l'altro scegliere in che modo deve apparire. Puoi anche scegliere lo spessore, quindi ce ne sono veramente tantissime. Ora, una volta che ci siamo stufati del nostro indicatore, tasto destro di nuovo, remove. E torniamo al nostro grafico. Qui sotto volevo anche farti notare che Trading View ti dice quali sono le notizie più importanti, in modo tale che quando leggi il grafico puoi interpretarlo alla luce di queste cose. Per esempio, quando leggi la E, normalmente significa earnings, per cui cliccando puoi andare a vedere i dati trimestrali che ha avuto Apple e sai che sono stati rilasciati il 27 gennaio 2021, riguardano i 3 mesi che si sono conclusi a dicembre 2020. Sai che la stima era 1,42 dollari, invece Apple ha riportato 1,68 dollari, per cui c'è stata una sorpresa positiva del 18,64% e bla bla bla. Idem per il fatturato. Quando invece vedi la D, normalmente significa dividend, quindi vuol dire che l'azione ha pagato un dividendo. Qui vedi la data del dividendo e quanto è stato pagato e anche, oltre alla data in cui è stato annunciato il dividendo, anche la data in cui è stato effettivamente pagato. Quando tu invece leggi la S significa split, significa che in questo momento magari le azioni Apple valevano molto, era difficile per gli investitori al dettaglio comprarle, per cui è stato fatto uno split 4 a 1. Significa che se le azioni prima costavano, so qui il 31 agosto quanto costavano, vediamo un pochettino, 135 dollari, quindi idealmente costavano magari 540 dollari e Apple ha deciso di creare per ogni azione da 540 dollari 4 azioni da 135 dollari. Spero che la matematica sia giusta perché non sono un fenomeno con i calcoli a mente, ma hai capito che cosa intendo. E quando la E invece è viola significa che i dati trimestrali non sono ancora stati annunciati, ma sappiamo già la data, per cui sappiamo che adesso è il 24 ottobre e il 28 ottobre 2021, nonché il giorno del mio compleanno, Apple rilascerà i suoi dati trimestrali. A questo punto, una cosa molto molto bella di TradingView che volevo farti vedere sono i financials. I financials si trovano qui in modo veramente molto schematico e sintetico, che io detesto, ma qualunque investitore detesta perché non si capisce niente da questo specchietto, per cui la cosa migliore da fare è semplicemente scorrere un pochettino in basso, trovi un pulsante con scritto More Financials e clicchi qui. E così ti si apre una scheda dedicata solo ai dati di bilancio, senza nient'altro, in modo tale che ti puoi prendere il tempo di analizzare le cose per bene. E una cosa che io adoro è quanto vanno indietro. Vanno normalmente indietro di 7 anni, per cui volendo potresti accedere anche lì con l'abbonamento a tutti i dati storici, eccetera, ma già 7 anni sono tantissimi. I broker per la maggior parte ti danno 4 anni, che è una cosa che io detesto, perché 4 anni non sono, specie con azioni quotate da tanto, non sono tanti. 7 già in questo momento sono parecchi. Per cui puoi andare a vedere, partiamo dall'inizio. L'overview è fantastica per chi non è un fenomeno, diciamo, dei dati di bilancio, perché ha le cose più importanti, quindi ha le cose più sostanzialmente significative. Ad esempio, gli earnings, quella in grigio è l'attesa degli analisti, e in verde invece è quanto effettivamente Apple ha fatto. Quindi, come vedi, qui l'azione ha sempre battuto le aspettative degli analisti e qui invece è appunto il dato che uscirà il 28 ottobre. Income statement riguarda il conto economico, quindi costi e ricavi, e come puoi vedere la linea blu è quella del revenue, quindi del fatturato, la linea verde è quella del net income, quindi dell'utile netto che l'azienda ha riportato. La linea arancione mostra il margine di profitto, per cui già solo con queste due cose hai fatturato, utile, margine di profitto, veramente in modo molto schematico, molto semplice, intuitivo, bello, fatto molto bene. Idem per quanto riguarda lo stato patrimoniale, quindi quanti asset ha l'azienda, quanti debiti ha l'azienda e quanto è indebitata in percentuale rispetto ai suoi asset. E la stessa cosa con il cash flow, quindi puoi vedere il cash flow che deriva dall'attività operativa dell'azienda, dalle attività di investimento e dalle attività di finanziamento, riportate rispettivamente in blu, in verde e in giallo. Poi chiaramente se vuoi tra l'altro qui agli indici di bilancio più importanti, quindi capitalizzazione di mercato, il dividendo in relazione al prezzo dell'azione, quindi in questo caso lo 0,59%, il price to earnings ratio, quindi il rapporto tra l'utile netto e il prezzo di ogni azione, e i basic EPS, nel senso quanti utili corrispondono a ciascuna azione, riferiti al TTM, significa considerando il periodo attualmente in corso. Poi, appunto, se vuoi approfondire, in income statement trovi tutta la spiegazione dei ricavi, costo di produzione, spese operative, risultato operativo, quindi diciamo, il margine lordo,
giù fino all'utile netto, l'EBIT, quindi hai veramente tutti i dati di bilancio che vuoi, puoi anche selezionarli per farli comparire in questo istogramma qui, per cui per esempio se io voglio avere soltanto un'idea dell'EBIT, io clicco qui e come vedi nell'istogramma posso vedere quale sia stato insomma, l'utile prima degli interessi e delle tasse di Apple nel corso degli anni. E tra l'altro appunto anche in questo caso va indietro di 7 anni. Lo stesso vale per i dati dello stato patrimoniale e per i flussi di cassa, il rendiconto finanziario. Tra l'altro, un'altra cosa che volevo farti vedere, che io amo particolarmente con le growth stock, è che puoi scegliere tra annual e quarterly. Quindi, in questo caso, anziché andare indietro di, vedi, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, con quarterly puoi andare a vedere come sono andati i dati trimestrali nei vari periodi. E questo chiaramente è utile per capire come sta andando l'azienda di recente. Chiudiamo i nostri financials e attiviamo lo stock screener, che è un'altra cosa che ti volevo far vedere prima di passare poi alla parte su TradingView, che abbiamo detto essere poi la parte insomma sul trading algoritmico. Lo stock screener si trova qui e come puoi vedere adesso lo espando un pochettino e magari invece rimpicciolisco questo pannello. Ecco, magari anzi se riusciamo a chiuderlo del tutto ancora meglio. Lo stock screener è uno strumento che ti permette di trovare tra tutte le azioni praticamente del mondo alcune che ti interessano in base a una serie di filtri che puoi impostare tu. Per cui, per esempio, qui abbiamo intanto i mercati a cui vogliamo riferirci, per cui qui abbiamo tutte quelle americane, possiamo scegliere quelle canadesi, eccetera, 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 per cui scegliamo il database, diciamo, di azioni a cui vogliamo, insomma, rifarci. Una volta che adesso magari teniamo quelle americane, e possiamo scegliere appunto che cosa vogliamo filtrare. Quindi, per esempio, vogliamo filtrare per quanto è cambiato il prezzo dell'azione nell'ultimo mese. Clicchiamo qui. Un M change, sarebbe per one month change. E puoi vedere, ci vengono ordinate in automatico da quella che è cambiata di più in positivo a quella che è cambiata più in negativo. Se vogliamo avere la scala al contrario, quindi prima quelle più negative, clicchiamo di nuovo e appunto abbiamo la scala al contrario. Lo stesso vale per appunto i cambiamenti in un'ora, in 4 ore, eccetera, eccetera, ma volendo puoi scegliere anche tu quale parametro impostare, quindi magari qui abbiamo la volatilità. Volendo possiamo cliccare qui e togliere quelli che ci sono già adesso, quindi togliere queste colonne che magari non ci interessano. E invece magari le aziende le vogliamo filtrare per, non lo so, per, vediamo, ci sono una serie di dividends paid, per quella che paga più dividendi. Quindi possiamo a questo punto filtrare per questo e voilà, quindi abbiamo in ordine da quella che paga meno dividendi a quella che paga più dividendi. Per cui in questo caso quella che ha pagato più dividendi, che sono riportati in negativo perché appunto rappresentano una spesa per l'azienda, nel senso che escono dal suo patrimonio, abbiamo oltre a Group, Cisco Systems, Walmart, IBM, Costco, Intel, eccetera, eccetera, McDonald's e così via. Magari vogliamo usare un altro parametro, puoi veramente avere tutto, credo anche tipo revenue, total revenue, quindi filtriamo per l'azienda che fattura di più in assoluto. Scopriamo che è Walmart, poi Amazon, eccetera, eccetera. Per cui, come puoi vedere, lo stock screener ti permette di trovare proprio tutta una serie di aziende in base ai tuoi parametri preferiti. Per esempio, a me piace filtrare per quelle che hanno un certo rapporto tra prezzo e vendite o tra price earnings, quindi tra prezzo e utili che corrispondono a ciascuna azione, proprio perché chiaramente così posso cercare di capire quali sono quelle più sottovalutate all'interno di un certo settore o che magari stanno andando bene o che sono delle growth stocks che possono crescere più delle attese del mercato, filtrando bene per revenue, per crescita anche del revenue su base annua, eccetera, eccetera. Tutte queste cose qui vengono abbastanza facilmente. A questo punto, ora che abbiamo utilizzato, tra l'altro, giusto per concludere il discorso sugli screener, lo stesso vale per il Forex e il crypto screener. Quindi puoi andare a vedere, adesso ci sono un sacco di messaggi di conferma, ok. Quindi qui la stessa cosa avviene con le valute e ovviamente hai dei filtri diversi perché ovviamente non c'è un fatturato, eccetera. Puoi però andare a vedere tutta una serie di dati sulle valute, trovare i cambi che si stanno muovendo di più, di meno, eccetera, eccetera. E una cosa bellissima secondo me è il crypto screener, proprio perché le crypto sono tantissime ormai, quindi con
il crypto screener, puoi andare magari a vedere quali sono più capitalizzate, meno capitalizzate, come stanno andando, eccetera, eccetera. E anche ci sono dei rating che ti aiutano a capire magari quali sono quelle più interessanti, magari in un certo momento. Ci sono proprio i cambi tra cripto, per cui puoi andare a vedere magari tipo tra Bitcoin e Ethereum, eccetera, eccetera, puoi andare a vedere i cambi tra di loro. Ora, adesso siamo arrivati al momento di parlare appunto di PineScript e di Pine Editor, quindi tutta la parte di trading algoritmico, di TradingView, che secondo me chiaramente è uno degli aspetti più interessanti poi alla fine della piattaforma. Per cui, per accedere a questa funzionalità qui, clicchiamo su Pine Editor e per l'appunto, come vediamo, appena apriamo Pine Editor ci ritroviamo con questo script già predefinito, che è molto molto semplice. Quindi puoi intanto vedere come siano soltanto due righe di codice, ma questo affare qua fa cose. Cioè, adesso ti faccio vedere, fa una cosa molto banale. È un indicator che si chiama MyScript, quindi indicator significa semplicemente che quello che stai creando qui è un indicatore di analisi tecnica, qualcosa che va a finire sul grafico, ma non è un trading robot, quindi non è in grado di fare trading né sul futuro né sul passato, per cui è semplicemente un indicatore. Se no ci sarebbe strategy, per cui quello è semplicemente un modo per dire che cosa stai costruendo. E la funzionalità plot significa disegna e close significa i dati di chiusura delle candele. Quindi ci sono proprio delle funzioni. Questo ti fa già vedere come PineScript sia pensato appositamente per il trading. Ci sono già una serie di variabili e una serie di funzioni già integrate dentro il linguaggio di programmazione che appunto si ispirano al mondo del trading. Quindi plot, cioè disegnami qualcosa sul grafico. E poi close, che significa il prezzo di chiusura delle varie candele. Quindi se io adesso faccio add to chart, come puoi vedere, mi disegna un grafico qui sotto che va con tutti i prezzi di chiusura delle candele. Per cui alla fine questo sta semplicemente replicando i dati di chiusura delle candele. Però se io aggiungessi overlay true, quindi se io adesso aggiungessi qui overlay. E lo aggiungessi di nuovo al grafico, come vedi, questa volta mi disegnerebbe la linea tra proprio un prezzo di chiusura e l'altro. Se zoomo, vedi che la linea passa su tutti i punti di chiusura delle candele, proprio perché la funzione overlay serve a dire a TradingView non mi disegnare la cosa in un grafico a parte, quindi puoi scegliere se fare un indicatore, cioè che va sul grafico, o un oscillatore, cioè che non va sul grafico. Con overlay true fai un indicatore. Quindi quello che tu decidi che c'è nel tuo programma viene disegnato sul grafico. Mentre se tu fai, non scrivi niente oppure metti overlay false, creerà un grafico a parte. Ora, cioè, chiaramente questo non è niente, nel senso che in fin dei conti non è molto utile avere una linea che viene disegnata tra i prezzi di chiusura delle candele, però come vedi con due righe di codice abbiamo già qualcosa che funziona, se non altro. Per cui è un interessante esempio di come di fatto PineScript, anche veramente con poche righe di codice, sia in grado di poi creare qualcosa di funzionale poi in un ambiente di sviluppo già qui interno alla piattaforma, senza bisogno, insomma, abbiamo un compiler interno, senza bisogno di API, senza bisogno di cose un po' più complesse, come avviene anche magari alle volte con AutoChartist o con la piattaforma di Interactive Brokers, altre piattaforme pensate per il trading algoritmico. Questo è un po' più simile a quello che succede, no, su MetaTrader con MQL. Ora, io per evitare di dover programmare da zero adesso live un qualcosa, ho già creato un paio di script, alcune cose che avevo visto anche magari hai visto su tradingonline.com, abbiamo fatto il backtest di alcuni indicatori. Quindi, per esempio, adesso vediamo, mettiamo l'indicatore TRIX short. Ok, questo è un programma un po' più complesso, chiaramente, che dimostra come funziona l'indicatore TRIX sui segnali di vendita. Ok, per cui l'indicatore TRIX praticamente è fatto da una media di una media di una media. Per cui calcoli una media mobile, ad esempio 14 periodi, poi calcoli la media di quella media e poi calcoli ancora la media della media della media. Quindi, dando proprio un'analizzata veloce al programma, poi ti faccio vedere anche dove puoi imparare proprio gratis anche a programmare in PineScript. Per l'appunto qui abbiamo strategy, anziché appunto, come vedi, non è più un indicatore, ma è una strategy. Quindi è un robot di trading, è in grado di eseguire una strategia e vedere se è profittevole oppure no. E abbiamo per l'appunto una variabile triple. Come vedi, a differenza di MQL, adesso per chi conosce un minimo di programmazione, normalmente quando in MQL o qualsiasi altro programma che sia costruito con un linguaggio simile a C++,
CPU, eccetera, eccetera. Devi dire che tipo di variabile è, quindi per esempio un numero intero, quindi sarebbe int triple uguale, e dovresti poi farlo per una serie di cose. Quindi invece qui è molto più semplice, tipo JavaScript, tipo Python, c'è cioè la variabile la chiami, punto e basta, la variabile è una, si chiama triple ed è una variabile, punto. Qui abbiamo di nuovo una funzionalità inclusa in TradingView, quindi EMA, che significa Exponential Moving Average, e basta. Per cui non... Cioè, non hai bisogno di creare tu il programma, la funzione che ti fa la media. È già dentro TradingView, è già dentro PineScript, e appunto è EMA. E la funzione EMA accetta due parametri, che sono ovviamente la EMA di che cosa, cioè di che cosa ti devo calcolare la media, e in quanti periodi devo tenere in considerazione nella media. Per cui, quindi ho detto, crea una media mobile fatta dalla chiusura, dai prezzi di chiusura delle candele e di 14 periodi. E poi, visto che il Trix prevede di fare una tripla media mobile, io ho detto poi fai la media a 14 periodi della media a 14 periodi, e poi di nuovo fai la media a 14 periodi della media a 14 periodi. Insomma, così che funziona il Trix. Poi gli ho detto ok, a questo punto calcolami il rate of change, che significa quanto cambia da una candela all'altra il valore di questa triple, cioè di questa tripla media, ok? Quindi ho detto calcolami il tasso di cambio. Se questo tasso di cambio scende sotto a zero, quindi sostanzialmente se questa media esponenziale, questa tripla media esponenziale scende sotto a zero, per cui da una candela all'altra cambia in negativo, allora quello che tu devi fare è shortare, quindi vendere 100 azioni. Poi metti un take profit a un certo livello, metti uno stop loss a un certo livello, anche questo è semplice perché si fa con questa funzione strategy.position average price, e poi gli ho dato quindi questi sono i valori dello stop loss. Poi gli ho detto se la nostra posizione raggiunge lo stop loss o il take profit, tu chiudila. Sostanzialmente questo è il nostro programma in breve. A questo punto, se io lo voglio applicare al grafico, faccio proprio add to chart. E come puoi vedere, anziché disegnarmi l'indicatore, mi indica i punti dove è entrato sul mercato, dove ha aperto e dove ha chiuso. Quindi qui, per esempio, vedi entry, qui siamo entrati sul mercato, qui abbiamo chiuso una posizione e così via. Abbiamo tutta una serie di... cioè, ci dice dove il nostro trading robot è entrato e uscito dal mercato ed è utilissimo per debuggare, cioè per andare a vedere se il nostro indicatore si è comportato come avevamo in mente che si comportasse. E poi da qui possiamo andare a vedere che cosa è successo. Quindi possiamo fare overview, come puoi vedere qui ti dà l'andamento del capitale, quindi è oscillato e poi è crollato, quindi ha funzionato malissimo il nostro Trix, ma ci sta anche perché all'inizio non mi ricordo se ritestavamo sul Forex, perché probabilmente si presta anche molto di più all'analisi tecnica. Ok, e se cambio e metto euro-dollaro in automatico mi cambia insomma, l'andamento, e mi dice che, insomma, qui puoi vedere appunto tutte le volte che è entrato e uscito, nel Forex sono molte più entrate e uscite, e possiamo andare a vedere tutto il dettaglio di come è andato. Quindi in performance summary puoi andare a vedere il net profit, quindi abbiamo perso 4,61 dollari. In totale abbiamo avuto un guadagno lordo di 130 dollari e una perdita lorda di 134 dollari, anche perché mi sa che cioè qui acquistava prima acquistava 100 azioni, qui invece 100 si riferisce alla quantità di valuta, quindi 100 euro o 100 dollari, per cui chiaramente i valori sono molto piccoli. Quindi abbiamo in totale guadagnato 130 dollari, 30, abbiamo perso 134 dollari, 91, quindi in totale la nostra strategia ha perso 4,61 dollari. Possiamo andare a vedere tutti i vari indicatori, insomma, che è di performance che abbiamo avuto, quindi quanto è stato il nostro miglior trade vincente, qual è stato il nostro peggior trade perdente. In media ogni trade vincente ha guadagnato 6,86 dollari, in media ogni trade perdente ha perso 3,55 dollari. Abbiamo avuto 19 trade vincenti e 38 trade perdenti, eccetera eccetera. Insomma, possiamo andare a vedere tutto quanto e poi possiamo andare a vedere proprio la lista dei trade, quindi in list of trades puoi andare a vedere tutte le volte che è entrato sul mercato, e guarda quanto va indietro, quanto storico ha TradingView, addirittura dal 1993. Quindi la nostra prima posizione l'abbiamo aperta il 21 ottobre del 1993, perché sono date all'americana, quindi anno, mese, giorno, e l'abbiamo chiusa il 28 aprile del 1994, e avanti così fino ad arrivare a oggi. Quindi la nostra ultima posizione è stata aperta
a gennaio del 2021 e non è ancora stata chiusa perché evidentemente non si è ancora manifestato il segnale di chiusura. Per cui ecco, capisci quanto è effettivamente molto interessante il fatto di poter andare così tanto indietro, di poter vedere tutto questo storico, ti permette davvero di capire se una strategia funziona o no su numeri grandi. Adesso se lo modificassimo un attimo per adattarsi al Forex, gli potremmo dire di aprire e chiudere insomma a livelli un po' più vicini, anziché magari fare una cinquantina di trade, magari ne avrebbe fatti 5.000. E allora sì, avremmo veramente tanti dati per capire se quella è una strategia profittevole oppure no. Poi quelle vincenti te le segni. Magari inizi ad usarle anche poi tu nel tuo conto reale, quindi quello è molto interessante, chiaramente. Ora, l'ultima cosa che ti volevo far vedere di come funziona TradingView è il Trading Panel. Trading Panel ti dice: ok, in questo momento tu hai due scelte, quindi o fare paper trading, che significa aprire un conto demo e utilizzare la modalità demo, per cui denaro virtuale, oppure capital.com, connetterci a capital.com, che è per l'appunto l'unico broker regolamentato in Europa e autorizzato da Consob ad essere al 100% integrabile con TradingView, e quindi in quel caso possiamo proprio fare trading da TradingView utilizzando il saldo che abbiamo su capital.com. Qui posso andare a chiudere poi il mio script e ritorniamo alla situazione di partenza. Quindi ti ho fatto vedere tutte le funzionalità principali di TradingView, solo qui a sinistra è utile sapere che hai gli strumenti di disegno. Quindi per esempio qui possiamo disegnare una linea, poi la cancello, poi qui possiamo disegnare tutta una serie di invece disegni più complessi. Per esempio abbiamo, non so, i tracciamenti di Fibonacci, la spirale di Fibonacci, mettiamo semplice canale di Fibonacci, per esempio, puoi scegliere i valori e creare un ventaglio. Ok, questo è rarissimo che si usi in analisi tecnica, però ci sono veramente tantissime cose anche particolari, il pitchfork, per esempio, che puoi utilizzare per andare a vedere dove puoi fare delle proiezioni su dove potrebbe andare il prezzo e così via. Adesso ovviamente ti sto solo dimostrando come funziona. E una cosa interessante, molto carina, secondo me, è il testo. Cioè puoi aggiungere del testo sul grafico, tipo, non so, comprare qui. Tra l'altro lo vedi sempre in tempo reale e quindi lo puoi spostare, per cui non so, fai una tua analisi e dici: ok, quando il prezzo arriva qui voglio comprare, ti metti un appunto, oppure ti segni un appunto tipo controllare una certa cosa. Quindi questo è veramente molto più ampio e versatile di quello che ti può permettere di fare qualunque altra piattaforma, incluso MetaTrader, a mio avviso non c'è, ormai non c'è più paragone con gli ultimi aggiornamenti di TradingView, veramente è diventata la piattaforma più completa, secondo me, professionale che ci sia. E per ultima cosa, appunto, sono ritornato nella home page e volevo farti vedere un po' di più quello che riguarda le ideas. Per cui andiamo per esempio qui su Community, su Editor's Picks, volevo farti vedere qualcosa per farti anche un attimino capire come si può interagire su TradingView. E clicchiamo su questa idea. Come vedi, qui abbiamo chi è che l'ha pubblicata. Per cui tu puoi andare poi a seguirlo. E una volta che lo segui, poi ricevi i suoi aggiornamenti nella bacheca e puoi seguire anche più da vicino quello che ha da dire. Quindi puoi andare a vedere la spiegazione, qui ha appunto i vari tag, qui è una spiegazione di analisi fondamentale, abbiamo beccato, e una cosa interessante è che appunto puoi andare a seguirlo sul suo sito, quindi qui ha Patreon, per esempio, lui monetizza con Patreon, per cui puoi abbonarti e ricevere i suoi segnali di trading, quindi stock trading ideas, stock and option trading ideas, oppure anche Bitcoin e gold, eccetera, eccetera. Per cui effettivamente ci puoi fare un business anche da questa cosa qui, oppure puoi seguire le persone. Per esempio, ha un trading bot su Telegram, cioè c'è una community che non è solo interessata, insomma, darti la sua opinione come sui forum, no? Dove magari le persone sono molto disinteressate perché alla fine non gliene viene in tasca niente di quello che dice. No, invece su TradingView di solito appunto le persone lo fanno poi anche come attività professionale, per l'appunto possono monetizzare non dentro la piattaforma, però fuori dalla piattaforma possono monetizzare, e quindi chiaramente, cioè, ci pensano due volte prima di dire una sciocchezza, perché se poi sbagliano ovviamente le persone li seguono meno. Qui puoi mettere mi piace e dare un feedback, puoi scrivere una risposta. Puoi vedere tutte quelle che sono state date, e qui tra l'altro invece vedi l'unica forma di monetizzazione dentro la piattaforma, che sono le coins. Quindi le coins tu le puoi comprare, costano di solito un dollaro per 100 coins, e una volta che tu hai delle coins puoi dare questi premi alle persone, e quindi loro poi li possono riscattare per denaro, possono darle poi ad altri utenti ancora.
È come se fosse una criptovaluta, diciamo, di TradingView. Ovviamente non è decentralizzata, non è su blockchain, quindi non è una criptovaluta, è una valuta però virtuale che effettivamente si può cambiare per denaro, quindi di fatto ti permette comunque di interagire all'interno della community, di dare un piccolo premio alle persone che pubblicano analisi che ti interessano, eccetera, eccetera. Tra l'altro vedo che lui ha anche tipo questo corsi di trading personalizzati, una serie di cose che può essere interessante. Abbiamo un'altra analisi qui, abbiamo Ethereum, Solana, quindi qui abbiamo tutta una sezione cripto, Tesla, quindi le ideas veramente puoi stare tutto il giorno a leggerle, ne troverai veramente tantissime. Se clicchi su Videos Only, tra l'altro, poi ti usciranno anche invece dei video che rappresentano appunto i video delle persone parlano e ti dicono le loro opinioni sulle aziende e così via. Io trovo che veramente anche come community, questa e quella di eToro siano poi le due migliori che ci sono in assoluto per interagire tra gli utenti, insomma, parlare e potersi scambiare opinioni. Bene, io ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi oggi. Il video termina qui, ma ti ricordo dove puoi continuare a seguirci: il nostro sito ufficiale https://tradingonline.com, la nostra redazione tradingonline.com/chisiamo se vuoi conoscere meglio i nostri membri e la nostra mission. Per contattarci se hai dubbi, email, insomma, cose più complesse, più prolisse da dire, ci trovi su tradingonline.com/contatti, se no, per cose un po' più semplici e veloci, ovviamente lascia semplicemente un commento qui su YouTube. Su Facebook ci trovi come tradingonline.com e su Instagram tradingonline.com senza il punto. Io spero che il video ti sia piaciuto, che ti abbia fatto scoprire tutte le funzionalità interessanti di TradingView e come sempre ti do appuntamento al prossimo webinar. A presto!